Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television. Io sono Daniel e benvenuti nel primo video del 2021, anno che mi auguro e auguro anche a voi sia migliore del 2020. Ovviamente non è che ci voglia poi tanto essere migliore del 2020, direte anche voi. E cominciamo questo 2021 con un video che non riguarda un card game, ma comunque sempre di collezionismo si parla, perché abbiamo di fronte a noi la prima figura ufficiale della collezione di statuette di Street Fighter, disponibile da questa settimana in cui sto registrando in edicola al modico prezzo che vedete riportato in alto di 1,99€. E la prima figura non poteva che essere ovviamente il leggendario Ryu, che ci andremo quindi ad unboxare subito in questo video. E quest'anno hanno di novità, come vedete, piuttosto che utilizzare la classica inquadratura dall'alto che dava spesso problemi di riflessione della luce, sto provando a utilizzare questa inquadratura frontale. Speriamo che i video vengano ulteriormente meglio in questa posizione. Allora, il fascicolo si presenta con, appunto, sulla sinistra questo blocchetto, dovrebbe essere il fascicolo in se stesso, che adesso andiamo a vedere, e la figure sulla destra di Ryu. Qua dietro intanto vediamo qualche prossima uscita, oltre a Ryu abbiamo Chun-Li che uscirà con il prossimo numero al prezzo di 5,99€. Dopodiché susseguiranno Ken, Guil, Sagat, fino a completare il roster di tutti i personaggi di Street Fighter, che, come riportato qui sulla destra, comprende la bellezza di 60 uscite, al prezzo dalla terza in poi di 12€ l'una. Tuttavia, da quanto avevo letto online, se effettuate l'abbonamento sul sito, quindi per poterle ricevere o direttamente in edicola o a casa vostra, ci saranno dei succosi omaggi, che immagino abbiano mantenuto. Intanto mettiamo la figure qua, che ce la unboxiamo a breve, e andiamo a vedere il contenuto del nostro blister. Questo dovrebbe essere il fascicolo, eccolo qua, il numero 1, metto più indietro possibile, con Ryu in copertina, e qui ci sono tutti i dettagli del personaggio con la sua storia, le sue origini, i dettagli personali come peso, altezza, addirittura il primo artwork del primo Street Fighter che vediamo qui in atto. Ci sono poi Ryu il suo destino, tutte le tecniche e le abilità, e qui abbiamo anche il coupon per effettuare l'abbonamento. Al centro c'è anche un bel poster verticale, potete appendere se avete disponibilità di spazio sui muri, e poi altri dettagli su Street Fighter in generale, le origini della Capcom, questo è molto interessante, penso me lo leggerò sicuramente, e poi alla fine un altro bel artwork. E così termina il primo fascicolo. Poi abbiamo un bel blocchettone con una guida a tutti i personaggi, guardate che poster enorme, neanche ci entrerà mai nell'inquadratura questo poster, veramente gigantesco, con buona parte del roster, ci saranno sui 30 personaggi su questo poster. E qui abbiamo un'altra immagine di tutti di alcuni dei personaggi che si possono trovare, e qui dietro quello che vi dicevo, le possibilità che ci sono. Allora, se facciamo un ordine con il primo invio riceveremo a soli 6€ Chun-Li, al terzo invio gratuitamente Ken del terzo numero, che tutto sommato non è male, piuttosto che pagarlo 11,99€, personaggio che volevo prendere. Inoltre, se ordini online, se paghi con PayPal o carta di credito, hai spedizioni gratuite e il personaggio XL di Ryu, che è molto più alto. Inoltre, con l'offerta De Agostini Premium che vediamo qui sotto, è possibile ricevere questi personaggi dalla serie Street Fighter Alpha. Come vedete ci sono Ryu, Kenmi, Ken e Chun-Li, con degli artwork molto diversi, vi li avvicino così si vedono meglio. Inoltre tante altre aggiunte, abbiamo il raccoglitore per i fascicoli, tre poster giganti, il cappello di Street Fighter che è molto bello, e anche la tazza stile pixelata con i personaggi.
Carino, molto molto carino. Qui inoltre abbiamo la cartolina per fare la prenotazione in edicola, quindi potete dare, credo, questo coupon, infatti come vedete non spedirlo, consegna al tuo edicolante di fiducia, quindi se volete abbonarvi, fare a tutto il vostro edicolante, mandate questa, portate questa cartolina compilata a lui e si preoccuperà lui di farvi arrivare sempre i numeri a disposizione tutte le settimane. Questi sono i personaggi extra, diciamo, della serie Street Fighter Alpha che vi avevo detto prima. Bene, abbiamo visto praticamente tutto quello che riguarda la collezione, il fascicolo e gli abbonamenti che potete fare, e andiamoci a vedere adesso la nostra figure che è qui confezionata. Mi tocca aprirla e vabbè, ovviamente mi pare giusto, tanto la metterò in esposizione qui in zona PC, sperando che non sia molto... No, ok, mi sembra di buona fattezza. Perfetto, mi preoccupavo che fosse molto delicata. Ecco qui il nostro Ryu, spero che la cam gli renda omaggio. Vediamolo in tutto il suo splendore lanciare la sua mossa più famosa, ovvero la Hadouken. Ed è in posizione proprio di lancio, molto ispirata a fantastici dettagli. Devo dire che nulla è lasciato al caso. Questa è una delle migliori figures in PBC, credo sia... vista di recente per quanto mi concerne dire, quindi non sono in piombo, non sono in metallo, non sono in altri materiali pesanti, però è molto ben fatta. Vediamo il personaggio a bocca aperta, tra l'altro, che lancia la sua mossa speciale se la cam mettesse a fuoco. Perfetto. Sui guantoni anche abbiamo dei dettagli con le scritte sulla parte dei polsi, sia per il sinistro che per il destro. Vorrei farvi vedere la faccia, ma col fatto che in questa posizione devo mostrarvela per forza di cose di profilo. E come potete ben vedere, anche la pittura, calcolando che sono dipinti a mano, da quanto ho letto all'apertura del fascicolo, non c'è che dire, sono veramente ben realizzati. Guardate anche le finiture del contorno degli occhi, sono veramente fatte bene. Non ci sono particolari ombreggiature per quanto riguarda la muscolatura, mentre ne troviamo sui vestiti, sul retro soprattutto, si può notare benissimo parti in ombra e parti in luce, e sul fronte stessa cosa, sulla parte dei pantaloni. Molto apprezzabile anche questo dettaglio sulla cintura, dove vediamo dei kanji giapponesi perfettamente riprodotti, non ci sono sbavature, non ci sono minime sfocature. Lavoro eccelso, devo dire, ma in genere la prima figure di ogni collezione è sempre perfetta, poi i difetti vengono fuori mano a mano con i pezzi successivi. Spero che per questa serie non sia così. E sul fondo avevo notato che si viene riportato in caratteri bianchi su sfondo nero il nome proprio del personaggio, Ryu, uscita appunto di quest'anno 2020, proprio alla fine. Ve la sto facendo vedere adesso a inizio 2021 perché la figura è uscita a cavallo tra il 2020 e 2021. In realtà era già disponibile a fine, durante gli ultimi mesi del 2020, vi parlo di ottobre se non erro, forse novembre, non mi ricordo di preciso, però solo per ordini online, quindi non in edicola. Magari chi non andava spesso a vedere sul sito della De Agostini non rimaneva aggiornato riguardo questa cosa. Si trovavano dei banner pubblicitari ogni tanto su internet, però era possibile che qualcuno non ne fosse a conoscenza. Adesso le pubblicità sfioccano in televisione, la figura è disponibile in edicola, in quel bel bisterone che vi ho fatto vedere prima, quindi se vi interessa e siete fan di Street Fighter non potete lasciarvi scappare questa prima uscita, perché secondo me ne vale la pena per il prezzo a cui è proposta. Un piccolo dettaglio riguardante la token che sta partendo, anche su questa forma del colpo di energia ci sono effetti di luci più accese sulla parte esterna, mentre sono un po' più scura sulla parte centrale, che danno effettivamente l'effetto del colpo in partenza. Certo, non è perfettissimo questo colpo scenico, forse magari realizzarla anche senza pezzo del colpo d'aura sarebbe stata bella lo stesso. Anche solo il personaggio, diciamo, quindi come se il corpo d'aura non fosse stato ancora generato. Sui capelli vedo qualche puntino bianco, ma niente di trascendentale, insomma. Ed ecco qui dunque la nostra figures di Ryu che lancia la Hadouken per quanto riguarda la prima uscita di Street Fighter, collezione di statuette ufficiali.
Beh ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere se voi avete acquistato o intendete acquistare questa figure, se continuerete appunto la collezione oppure vi fermerete solo al personaggio di più, oppure altrimenti se andate a prendere personaggi ben definiti che vi piacciono più di altri, non so, per esempio Sagat, Bison, Guile, Blanca. Per quanto mi riguarda, forse prenderò le prime due uscite con la coppia a prezzo scontato oppure andrò direttamente su Ken. Devo valutare, oppure mi tengo solamente Ryu. Ci penserò. Beh ragazzi, questo video termina qui. Io vi aspetto nei commenti, vi aspetto anche sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram che trovate ogni tanto in pop-up durante il video e sempre in descrizione a fine video insieme ai video consigliati. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e buon anno!